Camminando sulla storia, il giovane e coraggioso sindaco. A 67 anni di distanza, il sindaco Renzi chiama l'arcivescovo emerito di Firenze, il cardinale Silvano Piovanelli, a commemorare la ricorrenza. Ma ad una parte dell'associazione partigiani, l'ANPI, la cosa non piace. Una vecchia querelle che rientra nell'egemonia culturale della sinistra nel calendario della Resistenza. La Chiesa fiorentina aveva un grandissimo cardinale, il cardinale Dalla Costa, che quando arrivò Hitler a Firenze decise di non imbandierare, unico palazzo della città non imbandierato, con la svastica e con la croce nazista. Camminando sulla storia, il giovane e coraggioso sindaco ha già deciso: nel 2012 sarà la comunità ebraica a ricordare. Mi sembra il primo passo per riconoscere la storia per come è andata davvero e non per come ci piacerebbe che fosse andata. Locali chiusi alle 2 di notte, più controlli a Milano.